Mister, allora è una vittoria chiaramente quella di oggi, clamorosamente importante anche in vista di quella della partita di giovedì, in vista del derby, una gara in cui la Spal è riuscita soprattutto nel primo tempo e nella prima parte del secondo a chiudere tante linee di passaggio. Sì, ci si è messo del nostro però, perché poi noi dovevamo far meglio, siamo entrati con un po' di timidezza dentro a fare questa costruzione, a prendere in mano dalla partita. È chiaro che poi gli avversari, soprattutto se sono un pochettino in difficoltà per il periodo che stanno attraversando, come la Spal, non di risultati e non di gioco, perché poi sanno giocare e poi ci prendano convinzione, ci incominciano a montare addosso e vengono a fare loro quello che dovevamo fare noi. La partita è lì, o la fai te o se no ci sarà sempre qualcuno che la fa a posto tuo, per cui se tu rinunci gli altri prendono coraggio. E è stato così per tutto il primo tempo, poi nel secondo tempo invece ci siamo convinti, abbiamo fatto valere di più la ragione che la timidezza, se poi diventa timore, non porta a niente. Abbiamo affrontato la causa, siamo entrati dentro, abbiamo fatto le nostre cose, siamo andati a sviluppare giocate e a fare gol. All'orizzonte le partite con l'Eintracht, con il Milan, poi dopo la sosta ci sarà la Lazio, tre partite che in linea teorica vedranno l'Inter affrontare squadre che ci provano, che giocano attaccando la partita. Ma è così, quando poi si vuole un confronto di alto livello, se ti vedono che rinunci un pochettino, che non ci vorresti essere lì davanti, ti massacrano, per cui noi bisogna andare ad affrontare queste partite convinti che abbiamo tutte le carte in regola per giocarsela alla pari. È chiaro che la vicinanza un po' di problemi ce li crea, perché poi si è vista anche oggi le fatiche, dopo tre giorni diventa quasi impossibile riuscire a smaltirle, ecco. E in un momento dove non abbiamo poi tantissimi calciatori, la doppia partita può togliere qualcosa, ma ugualmente noi bisogna andare a portare a casa quello che è il risultato, perché quello è l'obiettivo di chiunque vesta questa maglia. Ilaria? Buonasera mister, io mi ricollego con la sua ultima parte di discorso circa le defezioni, perché lei ieri in conferenza stampa ha detto ovviamente bisogna pensare alla partita più vicina, no? Però bisogna fare comunque qualche calcolo rispetto alle partite che verranno, ecco, però con ad esempio oggi sono usciti Miranda e Brozovic, insomma calcoli ci sono e come si fanno in questo caso? I calcoli si fanno il giorno prima di quando si va, si fanno dall'inizio della settimana, cioè si fanno da domani, però quelli poi finali si fanno il giorno prima, facendo la conta di quelli che siamo e andando a mettere la squadra meglio possibile in campo. Se pensi che avremo titubanze o difficoltà nell'avere uno al posto di un altro in campo, non sarà così, perché i miei calciatori li conosco bene, magari questo fatto che ogni tanto diventiamo un po' insicuri, però poi ci se ne rende conto e si va a affrontare come abbiamo fatto anche oggi e gli si va contro, per cui sarà così anche le prossime due partite, perché noi vogliamo provare a vincerle tutte e due. Ecco, saranno due partite importanti, come stanno Brozovic e Miranda, e soprattutto quanto i due cambi forzati ti hanno impedito magari di dare qualche minuto a Keita? Quello soprattutto, perché poi lì meno male abbiamo aspettato qualche minuto in più a sostituire Politano, perché lui aveva chiesto la sostituzione e avremmo fatto giocare Keita, fossimo rimasti su quel risultato lì. Però insomma è andata meglio così, perché poi Keita ha possibilità di fare qualche allenamento in più e magari anche i 20 minuti gli avrebbero dato qualcosa, però è stato meglio aver fatto gol. Brozovic? Brozo e Mira difficilmente ci saranno, perché Miranda ha il setto nasale rotto e Brozovic ha sentito tirare un muscolo e difficilmente ci sarà. Grazie mister. Grazie a voi.